con Sabina abbiamo dato vita a questa nuova collana che graficamente ci sta curando Gibi e che è una collana di romanzi, cioè accompagnare alla fiction comunque un elemento di denuncia o di approfondimento su qualche su un tema, stesso tempo di mantenere anche questa parte di appendice finale dove in qualche modo il lettore può ulteriormente informarsi, ma appunto di uscire dagli steccati dell'ecomafia. Con Sabina abbiamo toccato un tema da nulla come il petrolio, che ha scritto ovviamente un bellissimo romanzo su un tema difficilissimo da trattare, ma che è riuscita esattamente nell'intento che noi cerchiamo di perseguire, cioè quello di riuscire a coinvolgere il lettore all'interno di una storia che possa rapirlo e contemporaneamente fornirgli una serie di chiavi di lettore. Cioè, mi ha ricordato questo libro, adesso non voglio esagerare, dico obiettivamente, c'è un film che si chiama The Gardener, mi pare, no? Che racconta... Esatto, che racconta, è estratto dal libro del Carmelo, che racconta le porcherie che fanno il caso della macellina in Africa, no? Attraverso una storia di lui e lei, lui che è uno dei donne, diplomatico, no? Lei che è una di una NG, cioè tutta una storia tragica, e attraverso la quale tu leggi questa cosa qui, dice, meccanismo facile, sì, ma appunto, no? Tu capisci dei meccanismi fondamentali dell'economia moderna attraverso le vicende, queste storie che sono umane, quelle che si inducono ad empatia, diciamo. E poi ci sono questi stacchi di spazio, no? Avendo lavorato spesso con Sabina, tanto, e soprattutto il tema era argomento, diciamo, di molti suoi articoli, sono stati. Io li ho riconosciuti tutti, li ho riconosciuti dal Kazakistan. Soprattutto poi, facendo un quotidiano, sono quelle notizie piccole che passano, che nessuno nota, che nessuno vede, e che invece Sabina è sempre stata molto concentrata. Per cui questa, e soprattutto li racconta non in un modo, diciamo, formale, dicendo, ti racconta quelle piccole storie che ci sono dietro, cioè rende, è un secondo romanzo appunto, questi dispacci sono un secondo romanzo, che raccontano quello che sta accadendo in un modo più leggibile, più accessibile. Per esempio l'IGN, per esempio una vertenza territoriale in un posto dove la gente si trova in rifiuti tossici contenuti nel tuo caso. E in quel caso è un problema tuo che devi spiegare, trovare un linguaggio comune, ma un ascolto lo trovi, e come se lo trovi? Anzi, trovi una fame di informazioni che 10 anni fa, 15 anni fa, non c'era nelle mobilitazioni, cioè una situazione si mobilitava, finiva là. Se tu vedi qualunque di queste vertenze, appunto da Chiaiano a Val di Susa, la prima cosa che fa la gente è documentarsi in una maniera incredibile, chiamano gli esperti, fanno dossier pazzeschi che spediscono tutti i giorni, fatti benissimo, cioè da alimentare gli OGM, tu ti trovi in una stanza dove c'hai dagli scienziati a il coltivatore diretto e devi spiegare a tutti e ti accorgi che poi un linguaggio lo trovi. Il problema è far capire che c'è qualcosa da raccontare. Il petrolio, l'ambiente, la monnezza, no? Sono tutti punti di crisi.